ma questo è un film su Roma, ecco perché lei è qua. Certo, sì, naturalmente. Io pensavo di vedere Mission Impossible. Oh, aspetti, guardi qua. Ecco qua. Quello del cinema è mio cugino, mi ha dato il telecomando, così posso fermare se devo andare in bagno. Non le dispiace, no? Allora, lo riconosce questo palazzo? Lo riconosco, è Palazzo Venezia, certo. Che mi racconti un po' di questo palazzo, perché io ho una fissazione così misterioso, ha così tanti aspetti diversi, qualcuno limpido, qualcuno meno limpido. Sa, effettivamente Palazzo Venezia è per la storia universale un monumento incomparabile. Nacque nel 400 come dimora di un cardinale veneziano, Pietro Barbo, che poi è diventato Papa. E quando è diventato Papa... Voleva respirare Venezia anche a Roma. È vero sì che Roma era la sede papale dalle origini della cristianità, però a un certo punto nel 1300 i papi avevano lasciato Roma per l'esilio avignonese, si chiama. Nel 1400 invece i papi tornano a Roma e vi resteranno per sempre ancora oggi. Ma era così già la sua conformazione originale? Non proprio, diciamo sulla parte sinistra rispetto a noi, avanzava un secondo palazzetto. Ok. Che esiste ancora in realtà, però non è più quello del 400, perché quando si dovette costruire il Vittoriano famoso... Ancora una volta? Sì, sempre in mezzo. E bisognava dargli uno spazio, una prospettiva. Sì. Il palazzetto Venezia che avanzava dava fastidio, copriva. E allora. E quindi buttiamolo giù. Hanno fatto, pensi, all'inizio del Novecento, una operazione ingegneristica sensazionale. Lo hanno smontato pezzo per pezzo e ricostruito dietro. Wow. E infatti oggi il palazzetto Venezia esiste, ma non è più nella posizione originaria, ma è della parte opposta e dietro. Ma una cosa tecnologicamente prodigiosa, wow, che veramente sarebbe da confrontare con i prodigi della tecnologia attuale, grazie alla quale si sta preparando la fermata della metro C. Tra l'altro questo museo avrà tra qualche anno un sistema di accessi sotterranei unico al mondo. L'accessibilità è un concetto importantissimo per un museo e grazie alla fermata Venezia della metro C si potrà accedere direttamente dalla fermata della metropolitana nelle sale dei musei. Sì, effettivamente è una cosa formidabile e quasi unica al mondo. Perché, insomma... Forse il Louvre. Vabbè, dai, non è male come compagno Di direi anch'io, sì, effettivamente. Professore, diciamo anche questo. Oggi quando si dice Palazzo Venezia si pensa a una pagina molto scura della storia. Non c'è dubbio, insomma. Da quel balcone, diciamo, ci ricordiamo tutti che cosa è successo. Ma sì, perché il fatto è questo. Mussolini conosce Palazzo Venezia, tra l'altro, soprattutto per motivi artistici, pensi, perché dopo la fine della Prima Guerra Mondiale, dato che a Palazzo Venezia si era installata per tantissimo tempo l'ambasciata d'Austria, gli austriaci restituiscono all'Italia una serie di opere d'arte che erano state sottratte. Sì. E a Palazzo Venezia viene fatta una mostra memorabile, indimenticabile, delle opere d'arte recuperate dopo la fine della guerra. E Mussolini vede questa cosa e ha l'intuizione che il Palazzo Venezia è proprio il luogo universale per eccellenza, dove viene celebrata la pacificazione dopo una guerra terribile, e pensa che questo palazzo deve essere la sede del nuovo governo. E naturalmente a Palazzo Venezia arrivano anche i grandi capi nazisti. Ci fu una visita memorabile nel 38 di Ribbentrop, von Ribbentrop, che è il ministro degli esteri, e non parliamo della proclamazione, è vero, della guerra celeberrima, forse. Ma e quindi oggi com'è visto dai romani, com'è visto dagli italiani? Ma questo posto oggi, perché... è visto in realtà come un luogo invece, come dire, riconsacrato, riscattato in qualche maniera. Una volta poi tornata la storia repubblicana, eccetera, il museo è diventato sempre più il luogo di attrazione, di accoglienza.
i giardini sono stati mirabilmente ripristinati, le sale dove Mussolini ha esercitato il suo potere, le mitiche sale del Mappamondo, la sala del Gran Consiglio, eccetera, sono state restituite alla fruizione pubblica, fanno parte del tragitto del museo e quindi il Palazzo Venezia è ridiventato un attrattore di grande accoglienza. Ma senta, lo sai che lei quasi quasi mi sta facendo appassionare a questi argomenti? Che ne dice? Riprendiamo il film? Sono, come dire, lieto e lusingato, sì, la pregherei se possibile, vero? No, vado a prendere i popcorn. Vuole qualcosa? No, grazie. Lasciatemi in pausa. Ma prego, faccia con comodo, carissimo. Faccia con comodo, però faccia.